dare la parola a Marcello. Marcello, dopo le vicende di Mafia Capitale è stata in qualche modo conclamata a livello giudiziario, diciamo così, l'infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella vita politica in generale. In questo municipio in particolare la situazione è in qualche modo anche esplosa con l'azzeramento dei vertici istituzionali. Ecco, dal tuo punto di vista, il reddito di cittadinanza e il microcredito sono anche due dei modi, diciamo, un modo come un altro per combattere la mafia e il malaffare? Sicuramente sì, perché poi abbiamo visto e l'indagine Mafia Capitale lo ha attestato e lo ha insegnato, che questo sistema, il sistema del malaffare, il sistema della mafia, il sistema della corruzione, vive anche e soprattutto sfruttando la povertà delle persone. Abbiamo visto che ne dica il sindaco Marino, che ieri ha preso l'interim ad Ostia dicendo sostanzialmente le stesse identiche cose che diceva nella campagna elettorale, vale a dire che bisogna riportare la legalità, la trasparenza nella gestione degli appalti, che bisogna evitare assolutamente gli affidamenti diretti. Se avete fatto caso, il discorso di ieri di Marino era lo stesso identico discorso che Marino faceva in campagna elettorale, sostanzialmente scopiazzando il nostro programma. E questi impegni in questi due anni sono stati disattesi. Abbiamo visto che il Partito Democratico è pienamente coinvolto in questo sistema, un sistema che a Roma ha visto il 70% degli appalti affidati in questi due anni affidati con affidamenti diretti. Il 70% degli appalti a Roma è stato affidato con affidamenti diretti, in molti casi appunto a cooperative, in molti casi con importi gonfiati. Prima sentivo dire appunto delle coperture, del fatto che i soldi non ci sono, e questo è stato esattamente quello che abbiamo constatato vedendo i bilanci anche con Andrea Mazzillo, che vedo qui del nostro tavolo economia, in questi due anni, che è assolutamente falsa l'affermazione per cui i soldi non ci sono. Nel bilancio del Comune di Roma noi abbiamo rilevato, ma è stata la stessa giunta ad evidenziarlo nel documento che ha dovuto consegnare al governo per ottenere i soldi del Salva Roma, perché sennò i bilanci del Comune di Roma in questi due anni non sarebbero stati chiusi per i disastri che aveva lasciato Alemanno, che nel bilancio del Comune di Roma sono certificati dalla stessa giunta nel piano di rientro, ci sono 591 milioni di sprechi, 600 milioni di sprechi su un bilancio di 5 miliardi, e altrettanti sono di sprechi, di mancate entrate, ad esempio sugli immobili comunali. Avrete sentito della vicenda degli immobili comunali affittati a 2 lire, immobili comunali su cui si ha oltre un 80% peraltro di mancati incassi, sulla biglietteria dell'ATAC, sulla tassa di soggiorno. Quindi in un bilancio di 5 miliardi vediamo 600 milioni di sprechi, 600 milioni di mancate entrate, solo per dirvi una. E quindi dicevamo, appalti dati in affidamento diretto, spesso a cooperative, che si è visto il cui costo orario è pari a 25 euro all'ora, eppure andando a fare l'analisi, all'operatore viene riconosciuto un costo orario di 8 euro l'ora, e quindi è evidente che questo sistema, che nel mondo romano diciamo ormai è fortemente permeato, e soprattutto in questo municipio, si basa anche su questo, cioè sfrutta una situazione di povertà e di difficoltà delle persone. E in questo senso soccorrono e sono un elemento, il reddito di cittadinanza quanto il microcredito che noi stiamo realizzando, appunto perché i nostri parlamentari stanno dimostrando che la politica si può fare anche con pochi soldi. E abbiamo rinunciato a un finanziamento pubblico di 42 milioni, stiamo dimostrando che la politica si può fare anche senza essere finanziato, autofinanziandoci col nostro entusiasmo, con le nostre poche energie. Siamo una forza che è riuscita ad arrivare alle soglie del, del,
del 25%, i nostri parlamentari si tagliano gli stipendi, così fanno i nostri regionali, anche noi a Roma rinunciamo ai nostri benefit. Dovete sapere che un consigliere comunale, forse in pochi lo sanno, ma ha un'auto di servizio, quindi che lo va a prendere a casa, e ha uno ZTL e tante altre cose a cui noi nel nostro piccolo e nel silenzio dei media, perché chiaramente hanno poco interesse ad evidenziarle queste cose, sempre per le logiche cui facevi riferimento del finanziamento, è evidente, hanno poco interesse ad evidenziarle queste cose, e noi abbiamo rinunciato perché riteniamo che sia giusto così, riteniamo che sia giusto fare politica con pochi soldi, con pochi mezzi, da persone normali, non da onorevoli, da normali cittadini che faranno due mandati e poi torneranno a casa. Quindi 25.000 euro che diamo alle imprese rinunciando ai nostri soldi, e il reddito di cittadinanza per cui ci sono le coperture. E sì, queste misure vanno a combattere la corruzione, vanno a combattere un sistema mafioso, perché consentono alle persone, ai cittadini che sono in difficoltà e in una fase recessiva come questa ce ne sono tantissimi, consentono di avere quel sostentamento minimo, appunto i 6 decimi del reddito medio, quel sostentamento minimale che consente di poter vivere, e quindi di non cedere a pressioni e ricatti su cui un sistema politico mafioso che fino ad oggi purtroppo ha governato ha vissuto ed ha sfruttato. Grazie Marcello De Vito.